ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Come sempre, direi che vi parlo. Oggi siamo qui, tornati sul mio canale insieme a due personcine molto carine: la mia compagna di viaggio e il mio carissimo. Rifallo. La mia amante e il mio carissimo. Rifallo. Ok. La mia migliore amica e il mio Dai. Ah, ok. Con la mia stupenda ragazza, futura moglie. E mio figlio, il principe. Ciao Ciccio. Oggi faremo un bel vlog. O meglio, Dalila, cos'è che faremo? Una night routine. Night routine. Un vlog sulla night routine. Su quello che facciamo dalle 18 fino a quando dormiremo. Spero presto, stanotte. Vero Ciccio? Ha la faccia di uno che non dormirà per niente. Va bene. Vieni qua, pupo. E già papà. Allora, Dalila, elenca più o meno quali sono i passaggi che facciamo per la night routine. Cioè, cosa facciamo da adesso in poi? Cosa faremo? Sì, poi abbiamo appena finito il bagnetto a Francesco. Ok, abbiamo finito il bagnetto a Francesco. Tra un'oretta più o meno mangerà il latte. Tra un'oretta mangerà il latte. E poi inizia la preparazione di quello che sono le cose per la notte. Esattamente. Cioè, Dalila, cos'è che prepariamo per andare a letto? Se no io sono meglio di te. Vabbè, lo so, sto facendo finta che... Latte in polvere. Latte in polvere. Due, anche se poi ne beve uno. Due. Due dispenser sono. Due dispenser. Due, non mi veniva la parola dispenser. Due dispenser. Due dispenser. Poi Laviamo il biberon e sono due biberon. Due biberon. Perché noi le cose le facciamo a due a due. Infatti ho due ragazze. Ho due ca... Poi prepariamo l'acqua calda nel termos. Prepariamo l'acqua calda nel termos. Anche in estate, ragazzi, deve essere l'acqua a 70 gradi minimo. Così il bambino si scioglie durante la notte. E poi l'acqua nella bottiglietta per stemperare l'acqua calda. Acqua a temperatura ambiente per stemperare. Poi i pannolini, salviettine. Poi stendiamo i pannolini. Mettiamo i pannolini dentro la sua, sì. E mettiamo tutto nel mio comodino. Sistemiamo gli animali, perché noi ci bastava un figlio. Abbiamo pure due gatti e un cane. Facciamo mangiare un topo, il un cane. Elefante. Facciamo mangiare il cane. Facciamo mangiare il gatto. L'altro gatto. Mi stanno chiamando. Contatto. Questa è per la droga. Tra. Ci senti ora? Sì, ora sì. Ok. Con questa scusa vi faccio la vera intro del video. Perché? Perché oggi in realtà non andremo a fare una night routine, un vlog, ma come al nostro solito, un prank. Come avete letto dal titolo comunque. Perché il video è iniziato in quel modo? Perché sto facendo finta di registrare appunto questo vlog, questa night routine, in modo tale che la telecamera non è un problema. Allora, in cosa consiste il prank? Molto semplice. Adesso andremo a prendere Ciccio, lo porteremo qui in bagno da qualche altra parte con una scusa e gli metteremo... Dove cavolo? Ok. È perché è troppo piccolo, quindi non lo trovo. Non riesco a trovarlo, questo è un problema. Potrebbe saltare tutto il prank e invece no. E gli metteremo questo. Cos'è questo? È il mio primo orecchino. Mia mamma non voleva che mi facessi un orecchino e quindi l'avevo preso a calamita. Quindi gli andremo a mettere questo orecchino a calamita nell'orecchio e gli diremo a Dalila: sorpresa, ho comprato la pistola per fare l'orecchino e gliel'ho fatto. Si incazzerà. Ovviamente, però sarà carino. Secondo me sarà veramente carino vedere Dalila arrabbiata come al suo solito. Ok, quindi sperando di non perdere questo cosino, andiamo a prendere Ciccio, lo prepariamo e poi andiamo. Ciao. Ciao. Non l'ho sbavata. Perché guardi la telecamera? Ciccio, vuoi venire con papà? Vieni qua, piccolino, piccoletto. Adesso andremo a fare una cosa molto carina, cioè ci specchieremo, perché a lui lo specchio piace tanto. Arriviamo, cara Dalila. Tu sei emarginata, no? Deve essere soltanto il momento padre figlio. Padre figlio e Spirito Santo. Mamma, puoi venire un attimo? Un secondo preciso. Ma un attimino solo, vieni, grazie. Mi devi tenere Ciccio un secondo qua. No, non piangere Ciccio. Stiamo facendo un prank alla mamma. Il tuo primo orecchino. Finto. Aspetta un attimo, sperando che non ti casca. Ok, perfetto. Perfetto, sei bellissimo. Guarda quanto sei bello. Che figo. Perfetto. Adesso possiamo andare, sei pronto Ciccio? Eh? Sei pronto? Sei pronto?
Andiamo. Dali, puoi venire in camera da letto? C'è una sorpresa per te. Sto facendo. Vieni in camera da letto, c'è una sorpresa per te. Veloce. Dalila, chiudi quella porta. Cristiano, che devi fare? C'è una sorpresa per te. Adesso girerò Ciccio. Hai fatto mamma ridere. Perché ha fatto una cosa che a mia mamma non andava d'accordo. Mia mamma non era d'accordo, però l'ho fatta comunque. Perché Ciccio ha fatto il suo primo orecchino. Ti sta bene? Come ti sta bene? Non ti incazzi? Ti sta bene? Non ti incazzi che ha fatto un orecchino? No. Ma ti sta benissimo. Ma che hai detto che non volevi? Cioè io ho comprato la pistola per fargli l'orecchino e tu... Sei bellissimo, è bellissimo. Ragazzi, ma io pensavo si incazzasse. Ma senti dove non ho volo, che è troppo bello. È inaspettato, totalmente inaspettato. Francesco, pensavo non ero d'accordo. Ma sei contenta? Francesco. Ma glielo ho fatto io, vedi? È fatto un po' alto, però è fatto bene. Cioè non sei incazzata? No. Non ti arrabbi? No. Cioè non mi dici, Cris è un coglione, tu cosa fai piccolissimo? Non è finto. Come fai a essere poggiato? La calamita è qua. Ah, ecco. Ma vaffanculo, dai. No, era mio, era il mio primo orecchino questo. Hai fatto che scherzo tua mamma con questo? No. Sì. Ma chi se lo ricordo? Può essere. Però ci stava bene, lo voglio fare veramente. No, ora smettila. Va bene ragazzi, ho un'idea. Dopo aver fatto il prank a Dalila, semi non riuscito, pubblichiamo questa foto in un gruppo Telegram che abbiamo insieme a voi e vediamo la vostra reazione. Ok, siamo sul gruppo. Scriviamo: raga, abbiamo una cosa da farvi vedere. Ci cascano. Solo per voi. Sicuro ci cascano. Cosa notate? Scrivi. Cosa notate? Tadan, mandato. Vediamo che dicono, raga. Secondo me ci cascano sicuro. Sì, a voglia. Sicuro. Perché non ho mai fatto un prank a voi. L'orecchino. Ecco, l'orecchino. Oddio. Oddio. Ora sì che è catanese doc. Bene. Avete fatto l'orecchino a Ciccio, che bello. Esatto. Che carino che è. Che carino che è. Orecchino, vabbè, tutti l'hanno notato, ma tutti ci stanno credendo che in realtà Ciccio non ne ha orecchini. Ma lo avrà, vero amore? Ma lo scopriranno soltanto guardando questo video. Quindi, ragazzi del gruppo, ciao, mi dispiace. Un giorno ce l'avrà, fra tanti anni. Beh, comunque, ragazzi, voi ci avete creduto, almeno voi. E se ve lo state chiedendo, perché come faccio a entrare nel gruppo? Voi seguitemi su Instagram, perché più in là avrete la possibilità di entrare dentro questo gruppo. Siete in 500, ma arriveremo a molti, molti di più. Parliamo, ci divertiamo, interagiamo e tanto, tanto. Guardate altro. Che bravo Ciccio. Bene ragazzi, il video finisce qua. Un po' male, però voi ci avete creduto. Quindi, diciamo, un prank all'80% riuscito, dai. Noi ci vediamo prestissimo ad un prossimo video. Qui, come sempre, da Drake, Dalila, Ciccio, il finto orecchino e la night routine che arriverà in un altro video, non in questo. È tutto. Ti aspetta? Tu mi hai fatto fare questo video come night routine e mi stai prendendo per il culo? Certo, ovvio. È soltanto per questo prank. Ma tu sei una merda. No, io sono Drake. E sei una merda. Just Drake.